e siamo ai 120 metri dall'arrivo. È lui il re della mezza maratona di Acropoli, è lui che deve vincere la 19ª edizione, è lui che ricorda di Pietro Venea, è lui dell'ordine gioia dell'organizzazione, vince ed è il re della mezza maratona di Acropoli. Lui è Mustafa Aik, 1:08 e 12 valori per la celebrazione del finale. Lo dicevo prima, Marco, sembra che quando arrivi sembra quasi che non abbia sofferto la fatica, invece. Giuseppe è uno di quelli che alle distanze da del tour. Comunque 3:14 e 4, 3:14 e 5, la media finale per Youssef Aik, team Inedetto. Nicola, grazie come sempre, più di sempre, per la conferma passo passo di quello che avviene in questa gara. L'abbiamo potuto vivere grazie alla tua disponibilità e professionalità e competenza. Attendiamo l'arrivo di chi va a definire il podio di questa 19ª edizione della gara di Roberto e di Bruno Lottana. Grazie a chi è venuto da fuori regione, grazie a chi è qui, un bel viaggio per questa splendida avventura organizzativa di Acropoli, una città bellissima, accogliente, che è dedita allo sport. Angelo ha confermato primo, secondo e terzo giorno di giugno, weekend della festa della Repubblica, campionato italiano Under 23, e ci sono anche promesse campane che vanno per la maggiore. Attenzione, c'è un gruppetto di atleti in seconda e terza posizione, sono i due in San Remo. Dalla parte ragazzi sono in tre, praticamente sono sempre state assieme e si vanno a finire a Benito di Cecco. Vediamo quello che succede, siamo in zona finale, in zona chiusura, a vincita di quarta, ancora ragazzi andiamo a chiudere, è il momento di volarsi verso il traguardo, voglio un applauso. Personale per Marco Piccolo, demolito il suo record, e pensare che in settimana non stava neanche te, che ho ridotto i rischi per tutti i resti. Meno male. Alberico Di Cecco, che è arrivato allo squillo con Marco, è uno dei grandissimi nomi dell'atletica mondiale, l'ora 08 sulla maratona, e io ero a Roma quando lui vinse la maratona a Roma. Alberico ma sempre fortissimo. Adesso aspettiamo le ragazze, vediamo quello che succederà in campo femminile, sentando ricattando la prima donna, però c'è il passaggio solo a 10.000, quindi vi posso dare la proiezione solo da 10.000, dovrebbe chiudere non all'ora 16.30, all'ora 17, secondo il più e secondo il meno. Marek Adam ai 300 metri dall'arrivo, 12:30 l'avvio. Sì.
Simone Marek, c'è Rashid Dalib, Antonello Corretta in proiezione finale. Ale Rashid, figlio adottivo di Luisa Gallico, eccolo qua. Un'ora 13, andamento lento, ma in questo caso bisogna andare forte. Antonello Corretta, un grandissimo nome dell'Atletica Master, campione italiano su tutte le distanze. Grande Antonello. Qua vogliamo altissimi, Antonello Sateliere, da un Antonello all'altro, nell'evento saremo il primo di maggio, fanno parte dello staff dei miei atleti, così come fa parte anche la stessa Martin. Bello vedere un arrivo così, Marti, spalla a spalla fino alla fine, io non so chi, poi i giudici confermeranno la seconda e terza posizione. Guarda, se non ho visto male, da qui si vedeva abbastanza bene, deve essere Marco Vitto e il secondo. Vediamo, aspettiamo la conferma. Antonello Sateliere, grande Anto. Bello che aspettavo te che lo annunciassi, ma non lo vede, non lo vede. Marek, eccolo lì. Marek, hai... Cresciato, sai che non me l'hanno mai segnalato Marco, quindi andiamo in decisione. Ufficiale Marco Piccolo secondo? Non ancora Luigi, cosa no, hai detto Pasquale? Il codice dei giudici? Sì, sono confrontato. Comunque Daniele Russo, sono a Cava dei Tirreni, benvenuto all'arrivo. Peppe Campola, la maratona di Pompei fino a novembre, lo vedremo assieme. Daniele sotto numero 15. Marek, nonostante l'influenza di questa settimana non è voluto mancare. La Greco Braino, una delle più forti a livello internazionale della specialità Oriente League. Ale Marek, un bacio a Leonardo, Neo Papà, ad arrivo, Marek Adam. Ale Mario. Castellabate che vivremo assieme a luglio.
1 ora, 18 minuti, 10 secondi dal via. Attenzione perché dobbiamo ancora definire il podio femminile. Siamo 1 ora, 18 e 31 da via. Daniele dice che è sotto il muro dell'ora e 19. Dobbiamo definire il podio femminile, ma ci sono tantissime ragazze. All'elenco ufficiale ce l'ha Martina, ma saranno circa 150 donne, sì, ci siamo, di circa 150 donne in gara, quando siamo 1 ora, 19 da via, siamo sotto il muro dell'ora 20, non mi volete come ora, facciamo sentire l'applauso del Napoli, facciamoci sentire! Vincenzo, una dedica speciale, Agnello, fai vedere il pettorale, Agnello, Agnello Giudici, Agnello Longobardo, il solo arrivo, 1 ora, 19, 30 dalla partenza, sotto il muro dell'ora 20, via Carlo, non mi volere come ora. Allerello. Tommasino c'è, 1 ora, 19 e 54 dalla partenza. 3,48 e 5 alla media chilometro per chi è appena arrivato. Attendiamo l'arrivo delle altre ragazze in gara. Andiamo a definire il podio. Non abbiamo notizie di Shana Tanane che veniva segnalata in seconda posizione quando eravamo al 10° chilometro. È una gioia per tutti l'arrivo. Colpo d'occhio bellissimo, avanti. Questo ti rigenera del finale. Sì, infatti sto cercando di adocchiare una canotta viola se Gianni Tonani si conferma, ma intanto è bellissimo vedere come sono felici quando vedono il traguardo e non sembra assolutamente che abbiano affrontato 21 km. Benvenuti, forza che finita! Ale Giuseppe, ragazzi non mi volete ora, 1 ora, 21 minuti da via, siamo alle ottime delle 3.50 di media chilometro per voi, che è un gran bel andare, un gran bel ritmo tenuto fino alla fine di questa, che è uno splendore, questa organizzazione, questi valori, la nostra presenza che ci viene spinto da tutti, all'arrivo lo la Stand Ovation e anche la trombetta c'è. Ma che qua non volevo passare, stanno... Felicio, meglio, Francesco. Siamo 1 ora, 21 e 30 dalla partenza, via Alessandro, andiamo a chiudere ragazzi, adesso lo so che la fatica è tanta, ma bisogna crederci, bisogna investire negli ultimi grammi di energie a disposizione, raccogliamo la centra bordo, l'Atletica Leggi, l'Otto, ci saremo a Salerno per la Salerno Corre con Luciano Campo e il suo team. Attendiamo l'arrivo della seconda donna. 1 ora, 22 minuti dalla partenza. Adesso ci stiamo avvicinando all'ora 24 che dovrebbe essere il time di riferimento per Marina Lombardi, considerando il passaggio al 10° chilometro. Adesso è interessante anche la seconda posizione, la posizione di prestigio. L'anno scorso Marina senza l'arrivo. Ancora arrivi, ma io voglio sentire la qua. Thank you.
3 e 3 della Maria. Ricordo che nei primi 10 donne, nei primi 10 maschietti c'è un buon rimborso di denaro, ecco perché è ancora di più una classifica interessante. Sono molto, da quel problema, e sono ancora ammazziamo un'ora, dici 6.405, la vera fila per ora. Non abbiamo avuto un grosso riferimento a questi chilometri, però penso che ci sia battaglia da Patrizia, Alessandra, non è di caso. Papà il figlio del braccio, la fatica c'è, ma c'è la forza del papà, il cuore del papà. Ma secondo me, ancora più grande il cuore della mamma, via Giuseppe! Andiamo a chiudere la gara, buon ritorno, 1:26:40. I ragazzi di Terese, alla prima Terese saremo a giugno, nelle 10 di Roma internazionale. Allora, poi se significa per l'appunto la città posto in alto proprio perché il cuore è storico della città. Grande Mari! È bella l'emozione di Marina! È l'emozione dei genitori!
sera. Tutto il giorno a Napoli, con Antonio. 80 secondi, sotto il muro della Reggenta. Serviamoci, Emilio, crediamoci ragazzi. Siamo ora, è 29 della partenza. Ma di tutta la tradizione, magari se riusciamo a vedere la quarta e quinta donna. Sto guardando un altro, cerco di vedere da qualche parte. Attenzione bambini. Adesso sì, arrivano gli intorni, Marti. Adesso c'è il fiume, è difficile. Tu saresti arrivata già da 2 minuti. Se ti vuoi. Il tuo privato personale. 40 secondi, al muro della presenza. Dai ragazzi, ci siamo. E bella giornata. Condizioni ideali per correre. Via Carmine, Sergio Cielo, il cuore sempre. Carmine, benvenuto all'arrivo. Grande. Matti, punto alla rovescia. Per gli ultimi 15 secondi, dell'ora e 30. 15. 12, 10, 9, 8, via Francesco, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e Alessandra! Viva Alessandra! Hai cantato il mio primo intento! Robert! Dai, la vostra donna! Ora, time! 14 per lei! Grande! Grazie.
tutti voi che siete ai 200 metri da Norriva, assieme sotto il muro del 430. Antonio Esposito c'è, la Napoli Nord Marathon, sempre, più di sempre, all'amico della Fumagola di Roberto Pulicello. Quando saremo un'ora 34 e 57, la media sarà di 4,30 km. Ale Giovanni, siamo sotto il muro del 4,30. Voglio essere la prima legge. Dai, tiriamo fuori le ultime energie. Dai che ce la facciamo assieme. Dai che scendiamo sotto il muro del 4,30. 20 secondi ora. Thank you.
fatto veramente una bellissima gara, Marina Lombardi, che è andata in progressione, passando, abbiamo detto, a 4 km per poi chiudere in poco sotto 3,58, una bellissima gara, arrivata vicinissimo a Gianetta Lani, e questo lo dice tutto. E Zino, Luca non c'è, magari ci vedremo anche in pista qualche volta, ma però i miei ragazzi devono parte. Ragazzi, mancano 45 secondi, allora è come l'ansia, i ragazzi per smettere del team management di Ignazio Tadducci, ci sono. E Paola, benvenuta anche a te, un'ora 39:29. Complimenti soprattutto a chi arriva ora. Allora che ci siamo, ma non è una passabile. Di grigio e denti. Erano proprio le ultime porte. 10 secondi, all'ora 40, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 e 40 la mia. Mezza maratona del Mediterraneo, della mezza maratona del Napoli. C'è nessuno qui tra il pubblico che vuole salutare qualcuno, che deve arrivare, tutti timidi? Già sono arrivati? Tutti forti qua. Edoardo c'è, Pietro è un arrivo. Martino vedo la telecamera, quando vedo la telecamera non capisco più niente. Siamo nel cuore di Napoli, la bellezza di una gara eccezionale, l'organizzazione serve in grandissimo stile, l'accoglienza, l'atletica, i ritmi, ma di là dei ritmi, la passione, la voglia di fare, la voglia di dare nel cuore di Napoli, della città e della gara, saluto a Pietro Mennea. Abbiamo un saluto da parte di una persona che, sì, sono qua giù, è già arrivata, però lo volevo anche salutare. Volevo fare Maria, signora, in bocca al lupo per la prossima gara, che ci sarà. Ma Maria Lombardi? Ah, ok, allora gioco in casa, vedi? Marina, anche grazie a tutti i foci, ha fatto, ha demolito il suo primato personale, gara incredibile. Complimenti a Mari che orgogliosamente ne sono l'allenatore. Siamo un'ora 41, un'ora e 42 da via e poi Tokyo ci aspetta con un atleta romano che sarà finalista alle Olimpiadi del karate. Un'ora e 42 da via, mancano 3 minuti e poco più ai 5 minuti da chilometro ora, siamo nell'ottica dei 4,50 chilometri. Nello Amatori del Giulio c'è presidente, benvenuto con atleti, ancora arrivi. Diana, benvenuta anche a te Diana, dai che è finita, forse l'ultimo sforzo. Passate subito a Boca, Marco Cascone con Gabriele, benvenuti ragazzi della zona 3D, del mio supermercato di riferimento, Gabri, benvenuto all'arrivo. Un'ora, 42 e 43 da via. Risalto, strumenti di risalto c'è. Claudio, Ischia, benvenuto all'arrivo. Ragazzi, siamo un'ora e 43 dalla partenza. C'è da vivere ancora l'emozione dell'arrivo. Fino in fondo, magari c'è chi deve percorrere ancora 3 o 4, qualcuno anche 5 di notte, ma c'è chi arriva. Benvenuti a tutti, avete scelto il meglio, avete scelto noi. Mimmo, benvenuto all'arrivo. Benvenuta a Margherita, benvenuta anche a Simona che sta appena tagliando il traguardo. Posso dire emozionato, arrivato la presentazione perché i ragazzi oggi sono andati alla grande, davvero sono orgogliosissimo dei miei atleti, siamo un'ora 43 e 40 dalla partenza, mancano poco meno di 2 minuti al muro dei 5 minuti al chilometro ed è il momento di crederci.
Pasquale, grazie. Con Arrivi. 60 secondi al muro dei 5 minuti al chilometro. Ed ora è il momento di crederci. Dobbiamo crederci, ragazzi, assieme. Siamo sotto il muro dei 5 minuti al chilometro. Benvenuta a Fabiana, poco sotto il muro dei 5, come dicevi. I ragazzi di Scafati non sono. A bella atletica leggera campana, ho capito il saluto, ha già venuto da fuori regione, qualcuno anche dall'estero. Michael, ti aspettiamo, è il tuo Acropoli, non solo Casa Civita. Siamo a 40 secondi dal muro dei 5 minuti al chilometro. Pasquale Pizzano con il gruppo di unici gare Campania, sinergia operativa professionale per realizzare la classifica ufficiale di questa 19ª edizione della nostra gara. Sonia, Adriana, Emilia, delle foto con noi. Complimenti, ragazzi, precisissimi. 10 secondi. Comunque siamo a Necropoli, anzi perché... E vedi tu, vuoi mettere il mare di Riccione con quello di Necropoli? Non c'è, e anche paragone, ancora arrivi! Leviamoci Adriana! Adriana c'è, ti ho detto, 1 ora 46, dalla partenza! Alessio fa l'accompagnatore, ci siamo in zona arrivo, c'è di sprinta, cerchi ancora l'energia per farlo! Queste donne, Marco, queste donne che ci sono le ultime forze, dai, dai, dai! Alle vittorie, a Siano c'è! Saremo a Siano! L'ultimo sabato di maggio, ma il primo saremo a Caivano con Luigi! L'ultimo sabato invece saremo a Siano con il profumo delle ciliegie! È venuto l'arrivo, ragazzi! Emozione di Acropoli, mica finisce qui! C'è la cerimonia da lavorare, c'è la sette ancora! Gli atleti in zona arrivo! Oro della Campania! Io sponsor personalissimo! È venuta Marcella, brava! Ora 47,51 per te! Complimenti Marcella, 5,03! A mezzo chilometro dalla tua! Al tuo maratone di Acropoli! Con arrivi! Tutte le tue presenti, abbiamo anche le masse 75 in gara. In Campania abbiamo un 84enne che gareggia con noi sulle 10 km, Giuseppe del Giudice di San Giuseppe Vesuvia. Massimo Service, siamo 1 ora 47 e 30 da via. 5,06 la media per ogni chilometro, anche per la forza del mare dovrebbe sabbia per Ciro Sabatino dell'EcoSport. Andiamo a chiudere, ragazzi, benvenuti Anna Maria D'Amico, adesso all'arrivo, anche lei molto presente sulle gare in Campania. Luisa, yeah. Hai 350 metri dell'arrivo, date assieme, ci andiamo sotto il muro dell'ora e 50 della partenza, ma non attenderemo ancora, tanti tanti sono arrivati, ma tanti sono in corsa d'opera, dando in proiezione Maradona, dando benvenuto all'arrivo, e tu Acropoli come i tanti 1300 colleghi che stanno vivendo l'emozione della 21 chilometri insieme a te. Tanto benvenuti a Deborah e a Elena che hanno appena finito la loro Acropoli a Maradona. Ivan Navagliano, c'è il dottor Giuliani che chiede di te. Ivan Navagliano, vieni allo stand di Pasquale Pizzano, così c'è Carlo che ti aspetta. Ivan Navagliano, grazie. Rosana, grazie, benvenute. Lori, grazie. Un'ora, meno di un'ora e 49 la mia. Forza Sonia! Grande Sonia! Forza Sonia! Sì, Sonia, mi sta arrivando! Pranzo offerto da Sonia!
La Sonia si fa togliere dalla consiglia. Grazie, Ramzen, con noi. Tanto saluto anche con Zena, non oso dire il cognome perché è un po' difficile. Ti scontenti con l'inglese? Ma qui parliamo di polacco, però. Lo sport per l'eccellenza, l'atletica leggera, vissuta insieme a noi. Venite sul mio blog, Marco Castore, parliamo di atletica, parliamo di alimentazione, parliamo di allenamenti, parliamo di gare. Insieme a noi. Vai Sara, vai che è finita. Complimenti. Complimenti anche a vediamo, a Screzia, grazie di nuovo. Benvenuta! Un'ora e 52 minuti fa è partita la gara! Patrizia! Vai Patrizia, gli ultimi metri! 6.740 secondi da via! Ora, atleti al traguardo, ne aspetteremo tanti! Vai Flora, vai! Posso vedere c'è, sempre! Ci saremo se Dio vorrà. Un'ora e 54 minuti da via. Le foto di Adriana Fabini, le foto di Emiliano Staino, le foto di Sonia Damiano, le riprese, le passioni, le tanti colleghi giornalisti che sono qui in zona. Paradini, oggi. Forza Raffaele, forza! Sapevo la prima giornata di primavera, nonostante sono non ci sia, ma le previsioni erano nere per questa mattina. Roberto sempre fortunato, 20, 19 edizioni, sempre andata alla grande. Non si pensi che è un altro,
Complimenti, Ramite Zen, una filosofia dello sport, benvenuto all'arrivo. Grazie Ignazio, grazie ai 16 componenti dello staff che ci stanno dando una grandissima mano. Movimento femminile aumentato non solo all'interno della gara, ma anche nelle smeghe, ho notato che quest'anno quasi tutte donne. Bello, bella questa sottolineatura. Ma sempre le donne che si avvicinano all'atletica alla forza, che devi vedere le porte, la bellissima sorellina, è invasa dai podisti la mattina, tutto l'anno, centinaia, migliaia di ragazze e ragazze che corrigono, passeggiano, ci sono gruppi di passeggio, e cose, iniziative incredibili che ogni giorno si realizzano tra Castellammare e Sorrento. Alle Michele, un'ora e 55 la mia. Nello, tranquillo Nello, sereno, in serena arrivo, anche proprio per Nello arrivo. Non sentite le radici di Castellammare, è venuto Nello. Complimenti, buon rientro della nostra città. Rosa, benvenuto anche te. Marinella Silvestri, in zona arrivo. Con un sorriso a 36 denti. Gli amici di Acerra che ci hanno appena salutato. Terese, il team di Michele e Filippo Riverini, lì un po' lo sguardo ufficiale segna del team, sia della gara, del team Ramite Terese Terme, a Fragola, purtroppo quest'anno la gara non ci sarà, perché ci saranno le elezioni amministrative, ma noi nel cuore, sempre, Mimo. E richiede il suo team. Marco, che c'è chi si ingegna. Guarda, addirittura i passeggini adesso. Vorrei portare mio figlio nel passeggino. E anche figlio, anche lui, c'è il palloncino. Marti, vorrei portare mio figlio all'arrivo di una gara, una passeggiata assieme. Ma... solo che mio figlio, quella quattro zampe, Fabiano, se vedete Jenny Samostano in TV, è UA, è anche più grosso. E ogni volta che usciamo assieme ci sono ragazzi che gli chiedono i selfie, lo pigliano per Jenny Samostano. Ci siamo, ho i musei web TV, ma che bella gara, ma che bella emozione. Non mi faccio troppo vicino che già venga a Capodanno, la facciamo ancora più grossa. Lo metto più vicino, colpisce sempre nel segno. Questa è una gara che sa fare la differenza, la fa da 19 edizioni e oggi è stata persino più bella delle 18 edizioni che l'hanno preceduta. Al di là del risultato del momento, la passione, l'emozione, il sorriso, la voglia di esserci è sempre tanta, perché qui si organizza alla grande, perché qui c'è la grande organizzazione e accoglienza del comune di Acropoli, perché qui c'è Pietro Mennea che aleggia su tutti noi. Ora arrivi! Maria Vossa c'è! Lei, da vertù alle grandissime distanze, organizzatrice della Seore alla Reggia di Caserta. Buon rientro, oggi c'è pure la partita, no? Con arrivi, mancano 2 minuti alla soglia fatidica delle 2 ore di corsa. Con arrivi. Giuliana, benvenuta, brava. Questo è il momento in cui non conta neanche più la media di riferimento, il time, quindi si diletta solo adesso. Arrivano le persone che gareggiano il vero spirito della corsa. Alla benvenuta Lorenzo D'Arrivo, Marco Dubarco con sé il 15 aprile sarà Giuliano. Luigi, come sei da Agropoli non puoi mancare, non devi mancare Luigi Pezzone con noi. 1:58:40 da notte alla partenza. What is love? Ma quale amore? Qui, nel cuore di Agropoli. L'amore è giusto, quello di fatto l'organizzazione. Il cuore è il primo di tutto. 70 secondi alle 2 ore di corsa. Giovannina, benvenuto. Massimo Service, what is love? Quello d'amore è quello per la pratica, è quello per la corsa, è quello per la persona.
questa chiamata What is Love nel cuore di Acropoli.